Eccoci ancora in diretta con Buongiorno Borsa. Dunque, stiamo un po' analizzando i mercati, la panoramica dei mercati di fronte a noi, alla luce anche delle notizie che ruotano tutte intorno al coronavirus. Abbiamo visto come sia arrivato un nuovo impulso positivo per le borse internazionali, dopo la notizia del vaccino di Moderna che avrebbe un'efficacia del 94,5%, che va ad aggiungersi all'altra notizia positiva della settimana scorsa di Pfizer, quindi con il vaccino del 90%. Naturalmente si comincia già a valutare, tutto il futuro, cioè la distribuzione, quindi quando dosi anche massicce di vaccino potranno arrivare nel mondo, quindi per cominciare insomma, la somministrazione. Io intanto saluto Andrea De Gaetano che è collegato con me. Buongiorno Andrea, ben trovato. Grazie mille per l'invito e buongiorno a tutti. Allora, Andrea, è bastato ovviamente, è bastato tra virgolette questo impulso che è arrivato dalla notizia del vaccino di Moderna a ringalluzzire le borse. Però mi interessa capire con te, per capire insomma come vedi tu, se tutto questo potrà continuare o se dobbiamo comunque attenderci situazioni diverse rispetto a quella che abbiamo visto per esempio nella giornata di ieri. Allora, il mio mood è abbastanza positivo, nel senso quello che si è visto sono una rotazione sottoriale molto forte con volumi che quindi va a interessare soprattutto i titoli che erano stati penalizzati dalla pandemia, quindi l'energy, tutta la parte anche banche, tutta la parte media. Quindi tutti i titoli che erano stati un pochino. Non, erano stati devastati sostanzialmente dal lockdown, adesso vedono la luce in fondo al tunnel e il mercato sta già apprezzando il fatto che è una questione di tempo, ma i vaccini ci arriveranno, probabilmente potrebbero arrivare prima di quello che il mercato si aspetta, perché mediamente, la sperimentazione di un vaccino dura un paio d'anni. In questo caso sembrerebbe che, le aziende siano pronte a introdurre i vaccini sul mercato prima. E questo chiaramente ha galvanizzato gli operatori e secondo me una parte ovviamente è, diciamo, un movimento positivo e un'altra parte sono ricoperture di posizioni a ribasso che erano molto cospicue e il mercato si è girato molto velocemente e secondo me, ecco, dovrebbe rimanere intonato positivamente almeno per un po'. Poi il movimento c'è anche da dire che è stato così veloce, che ha portato diversi indici, diversi settori comunque su prime resistenze tecniche importanti. Quindi dopo un movimento così veloce, io mi aspetterei magari anche una fase di consolidamento, oppure alcuni titoli che magari provano ancora a fare degli allunghi, degli strappi verso l'alto, altri che vanno a consolidare un po' questo forte rigiro che c'è stato. Certo, Andrea, ecco, bisogna vedere ovviamente in questo discorso se la reazione dei mercati, ma la reazione per così dire più della macroeconomia andrà di pari passo. Perché lo dico? Perché Andrea, ne abbiamo parlato anche tante volte insieme io e te, vediamo sempre di più, no, questo scollamento tra la reazione dei mercati, quindi l'andamento dei mercati e la reazione dell'economia di tutti i giorni, quindi la street economy. Perché ti dico questo? Perché a salutare i progressi, diciamo, dei vaccini è stata anche la presidente della BCE Christine Lagarde che ha detto: cominciamo a vedere l'altra sponda del fiume. Ha usato questa espressione, però cosa ha sottolineato? Attenzione, dobbiamo anche capire quanto importanti saranno le cicatrici che questo periodo di pandemia avrà lasciato. E vedere, guarda, è una cosa che ti ho detto anche io fuori onda, in modo diverso, ha detto dobbiamo far sì che i cambiamenti della crisi non diventino appunto delle cicatrici, quindi capire l'entità di queste cicatrici. Questo è molto importante proprio per avere uno sguardo a lungo raggio della situazione economica del nostro paese, non solo della situazione economica mondiale, insomma. Allora, quello che sta succedendo secondo me è questo, che il mercato come sempre sconta in anticipo, quindi tutto il positivo che arriverà viene prezzato prima, viceversa, ecco, a salvo appunto questo movimento di rimbalzo molto forte che vediamo e sicuramente ecco, il fatto che dopo, cioè, l'economia poi recupererà il terreno perso dopo che i vaccini verranno introdotti e dopo che, o comunque dopo che effettivamente i lockdown verranno interrotti. Ecco, questo secondo me è una delle cose più importanti. Quindi
Quindi detto questo, io mi aspetto nei mesi prossimi, quindi dall'anno prossimo, è possibile che invece si verifichino una serie di effetti ancora molto pesanti sul tessuto economico-industriale europeo, ma anche americano, e che vedranno probabilmente anche dei fallimenti, dei fenomeni tipici di quando avviene una grave crisi, che finora per fortuna non si sono visti. Dico questo perché secondo me tra appunto la buona notizia che è arrivata adesso, vaccini per esempio, e l'implementazione, quindi la distribuzione del vaccino, poi la fine dei lockdown, poi teniamo presente che siamo nel periodo invernale, che è quello più critico per questo tipo di pandemia. Quindi tutta una serie di cose che secondo me fanno pensare comunque che il problema non si era ancora risolto. Certamente, ecco, è molto positivo che ci sia questa buona notizia, che quindi molto probabilmente, ecco, in qualche mese, io mi aspetterei che tra qui l'estate prossima, però chiaramente un'opinione personale, magari ecco, questo problema pandemico dovrebbe stemperarsi, e quindi anche l'economia recuperare. Però tra qui e l'estate prossima, quindi, ovviamente tutto dipenderà poi anche dalla velocità e da come poi questi vaccini, se saranno effettivamente efficaci o no. Eh già. Secondo me potremmo vedere altre fasi di turbolenza del mercato, quindi io da qui alle prossime settimane rimango abbastanza positivo perché il mercato, soprattutto su alcuni settori che erano stati penalizzati, quindi trasporti, turismo, energia, secondo me ancora un po' di spazio per salire c'è, però ecco, coglierei ecco, questo movimento a rialzo senza fretta in questo momento, però dalle prossime settimane. Soprattutto se dovesse continuare così per chiudere delle posizioni rialziste e stare un pochino più prudente, diciamo che un altro punto da mettere in luce è il fatto che i rendimenti sui governativi, sia americani sia europei, no, non offrono ancora delle valide alternative di investimento, e quindi è normale che il mercato sia più reattivo sulla parte azionaria, ed è quello che stiamo vedendo in questi giorni, proprio perché l'obbligazionario non offre un'alternativa. Quindi io diciamo che per aspettarmi, diciamo, per stare decisamente più prudente, vorrei vedere dei rendimenti obbligazionari che salgono, cosa che per ora sta avvenendo, ma non in maniera preoccupante, cioè il decennale americano è ancora sotto l'1%, siamo in territorio negativo sul Bund, e anche l'Italia rende relativamente poco. Quindi in questo senso coglierei appunto questo strappo del mercato. L'America in particolare secondo me è arrivata su livelli di resistenza dell'area 3600-3800, dovesse farlo l'S&P 500, secondo me sono livelli di vendita. Quello che sta avvenendo è una rotazione settoriale dal tech, che comunque per carità rimane sempre molto forte, però abbiamo visto titoli che erano saliti in maniera sproporzionata, faccio un esempio come Zoom, che erano legati molto alle abitudini dello stay at home, quindi titoli pandemici, quindi le conferenze online, eccetera. Poi c'è stata una grossa presa di profitto su questa tipologia di titoli. Rigiro verso i titoli più dell'economia old economy. Ecco, quindi questo diciamo che l'America, che è più piena di titoli tecnologici rispetto all'Europa, secondo me è quella che è più incline, potrebbe essere più incline nei prossimi mesi a subire una battuta d'arresto, anche perché tra l'altro è quella che è salita di più nei mesi scorsi. E anche qui vediamo che c'è stato un forte recupero legato, secondo me, a un minore incertezza, anzi una serie di informazioni più sicure sulle presidenziali. Quindi anche questo era un'incognita che spaventava, e viceversa anche questo secondo me è stato un'occasione di questo rally, quindi metà Ok, le vaccine, metà le presidenziali. assolutamente. C'è una domanda, visto che abbiamo parlato della BCE, che ci pone Alberto. Saluto anche gli altri amici che ci stanno seguendo e scrivendo. Quale misure si aspetta Andrea dalla BCE a dicembre, quindi nella prossima riunione dell'Istituto di Francoforte, quanto impatteranno sui BTP che sono già sui massimi? Allora, anche qui io appunto ripeto, sui BTP, cioè io credo che tutto il settore governativo sia molto vicino a una svolta, per cui abbiamo visto uno schiacciamento dei rendimenti finora proprio sulla scorta di queste attese espansive, che rimangono molto espansive da parte di tutte le principali banche centrali.
Probabilmente, ecco, io credo che il margine per tagliare i tassi sia molto basso per quanto riguarda la BCE. Potrebbero esserci sempre degli aggiustamenti che riguardano l'entità degli acquisti o una modifica dei settori o della tipologia di bond che la BCE potrebbe comprare. Ecco, detto questo, io appunto anche sul BTP, soprattutto sul reddito fisso in generale, sarei molto cauto. Anche qui abbiamo visto un record di bond che in territorio negativo e nell'area euro sono 3/4 dei bond dell'area euro sono in territorio negativo come rendimenti. I BTP hanno toccato lo 0,57% sulla scadenza decennale, che era un minimo che non si era visto nemmeno in occasione dei lanci dei quantitative easing da parte di Draghi. Quindi, secondo me, ecco, ci sono, e in più, ecco, un altro fenomeno che starei a seguire è quello appunto dei prezzi del petrolio che si stanno risollevando e che vanno a riportare verso l'alto l'inflazione, Sì. che ovviamente anche questa è una componente, cioè è stata penalizzata dalla pandemia. Quindi ci sono, secondo me, tanti fattori per cui il reddito fisso, secondo me, va trattato con molta, molta cautela, proprio perché i margini di guadagno sono relativamente bassi, proprio anche dal punto sia per chi per un buy and hold, quindi sia per chi dice mi tengo il bond fino a scadenza, di fatto sono tutti bond che rendono, che non proteggono nemmeno dall'inflazione oppure sono al pelo. Per quanto riguarda l'Italia, gli altri sono addirittura in territorio negativo, e per quanto riguarda la parte trading, quindi cercare di comprare per rivendere, anche qui c'è stato un re di tale entità che mi aspetterei più delle prese di profitto. Quindi io diciamo che rimango di questa view abbastanza cauto sul mondo reddito Ok, fisso. chiarissimo. Andrea, perdonami, proprio in un paio di minuti, poi ti saluto. L'euro-dollaro, come lo vedi? Ma allora, l'euro-dollaro secondo me è abbastanza, in questa fase è abbastanza fermo in un trading range, cioè quello che abbiamo visto. Anche col risultato delle presidenziali americane si temeva, cioè quello che poteva essere un risultato molto più sbilanciato, che invece non c'è stato, cioè c'è stata una vittoria democratica che di fatto però sarà controbilanciata da un'opposizione Trump e da un Senato che dovrebbe rimanere, questo poi lo sapremo meglio in gennaio, primi di gennaio, però rimane tradizionalmente repubblicano. Questo fa sì che dei grossi sbilanci da una parte o dall'altra, quindi che vanno a impattare poi sul deficit di bilancio americano, su misure particolarmente aggressive da una parte o dall'altra, quindi sia in termini di espansione fiscale sia di deficit, dovrebbero in realtà essere più moderate. E questo secondo me fa sì che anche il cambio euro-dollaro dovrebbe essere contenuto almeno per un po' in un trading range più stretto, dove l'area 1,20, 1,21 secondo me rimane comunque un'area Ok. abbastanza interessante per andare a comprare dollari. Sopra quest'area ci sarebbe 1,25, però nel breve io non lo vedo. E la parte bassa rimane l'1,17, 1,16, che è il pavimento in questa fase di trading range. Quindi per ora io terrei presente questo trading range, e in attesa appunto che vengano fuori delle altre notizie che vadano a creare le condizioni per un movimento direzionale più forte. D'accordo, grazie. Mercati sotto la lente con Andrea De Gaetano. È naturalmente che ritroviamo sempre sulle fonti TV. Se vuoi dare il tuo contatto, Andrea, prima che io ti Sì, saluti. Andrea De Gaetano @outlook.com oppure 348 3861 285. Grazie mille e Grazie, buona Andrea. settimana a tutti. Buona settimana anche a te.